A Ispra, sulle sponde del Lago Maggiore, si lavora a ritmo serrato per il primo reattore nucleare italiano. Sarà ultimato entro dicembre. A Natale, quindi, l'atomo sarà scisso per la prima volta anche in Italia. Con questa realizzazione il nostro paese contribuirà fattivamente alla costruzione del mondo di domani. Un mondo, speriamo, fondato sul civile progredire e sulla pace. A proposito di pace. Da Aldershot in Inghilterra, armati di tutto punto, 500 paracadutisti si accingono a raggiungere la turbolenta isola di Cipro. Non passa giorno che dall'est, dall'ovest, dal sud e dal nord non venga proposta una conferenza per il disarmo. Ma nel mondo ci sono sempre più soldati. A proposito di soldati. A Tel Aviv 120 donne, terminato un severo corso, ricevono il grado di sottotenente. Ad Israele tutte le donne hanno l'obbligo del servizio militare. In caso di guerra vengono inquadrate nei reparti combattenti. In gran parte costituite da soldatesse le colonne che nel 56 distrussero nel Sinai l'esercito egiziano. Ma anche qui il principale obiettivo è costituito da un cuore e da una capanna colma di bambini. A proposito di bambini. Inaugurato a Firenze il 5° congresso internazionale di letteratura infantile. Gli oratori hanno parlato di psicologia, pedagogia, di psicanalisi e di meccanica dell'inconscio. Nessun accenno invece all'argomento che più sta a cuore in questi giorni ai giovanissimi, gli esami. A proposito di esami. Il presidente Eisenhower e il premier britannico Macmillan si sono laureati senza esami all'università Baltimore. Laurea honoris causa in legge ai due colti uomini di Stato, che presto dovranno affrontare ben più duri esami. In politica all'Università del Medio Oriente, molto più turbolenta del placido mondo della cultura. A proposito di cultura. Mike Bongiorno si è dato finalmente all'ippica, ma non lascia la TV. Raddoppia la sua attività, anzi, perché è proprietario di alcuni cavalli trottatori. Qui a Roma partecipa all'ippodromo di Villa Gloria a una corsa con il suo cavallo Cagliostro e vince malgrado 3 rotture. A proposito di Bongiorno. Buongiorno a Fortune Pope e a Carmine De Sapio, giunti a Ciampino. Fortune è l'editore del giornale Il Progresso Italo-Americano, il più importante quotidiano in lingua italiana degli Stati Uniti. E De Sapio è il capo dell'organizzazione politica del Partito Democratico di New York. Sono a Roma su invito del governo italiano. Due uomini che hanno contribuito con la politica e con il giornale Progresso al progresso delle comunità italiane dell'America del Nord. A proposito di progresso. Progresso nella tenda da camping. Piero Tellini, regista e sceneggiatore di cinema italiano, ha inventato una tenda per campeggio. In 20 secondi si apre, in 2 minuti è pronta. Pesa 15 kg e larga 4 metri, ha 3 finestre, 2 porte, una veranda. Inventando questa tenda, Tellini però tende a precisare che è tendenzioso pensare che la tenda tenda ad ospitare i cinematografari italiani costretti ad attendarsi sotto la tenda attendendo tempi migliori.